La mia passione per la palestra è nata, diciamo, circa una ventina di anni fa. Geneticamente stavo sempre fatto bene, però mi piacevano molto i culturisti quando li vedevo al mare e io mi immedesimavo in loro, dicevo, però voglio diventare pure io un giorno così appalestrato. E niente, torno dal presupposto che a me il calcio è il primis come sport. Io sinceramente sono un po' egocentrico come ragazzo, diciamo. E sono sincero, è inutile negarlo. All'epoca andavo nei culturisti, mi pare bene, andavo nella ricarica a mortadella e Coca-Cola perché non c'erano tutti questi prodotti, proteine, creatine. Giocavo in tutte nelle piazze di Trastevere, a Santa Maria. Dopo c'è stato uno che mi ha visto, mi ha portato al Trastevere Sport, ho praticato i primi campetti qui a Viale Marconi, ho giocato. Però più di là non andavo, sempre per la mia passione di fede calcistica per la SS Lazio. E niente, questa mia fede calcistica non mi portava ad andare all'allenamento, andare la domenica al campo. E niente, mi sono buttato sulle palestre, crescendo con gli anni. E niente, avendoci una genetica favorevole, avendoci una struttura fisica predisposta all'allenamento, ho cominciato a praticare palestre. Nei primi anni la frequentavo come. Sinceramente mi stancavo. Se tu vuoi avere un fisico scolpito, vuoi avere un fisico attraente per una donna, per lo sguardo femminile, diciamo, per il pubblico femminile in primis, devi portare una certa alimentazione. Ci sta una parte di me, mi piace farla, che vorrei dire chi mo fa fa. Il petto perché dà un'immagine subito davanti, dalla proporzione ti dà subito quella bombatura davanti che risalta subito all'occhio, diciamo, il petto. Oltre a guardare un bel petto, guarda anche un bel gluteo. Penso, cioè, è attestato proprio che la donna guarda anche i glutei dell'uomo. La mia preferita palestra lo so, e per me è Emanuela, ragazza stupenda, degli occhi fantastici. Veramente, guarda, quando l'ho presa io era una bella ragazza, però lei, avendo una genetica già particolare, avvantaggiata alle altre, e niente, avendoci lavorato un pochettino po' di più delle altre, c'ha un fisico scolpito. Ecco, una delle più belle ragazze della palestra, se non la è più la più bella, è Emanuela. Vi faccio il tempo perché io la devo guardare. Per me, guardandola, che cammina così sul tapis roulant e pam pam pam, io la vedo tutta nella sua armonia. È una cosa bellissima per me, perché è stato un prodotto formato da me. Diciamo che l'ho prodotta io, l'ho scolpita io.